Come si racconta un cibo? Da dove si parte per raccontare un cibo? Noi di Lector in Fabula cerchiamo di farlo in modo diverso già da 4 anni. Questa è la 4ª edizione di Lector in Tavola. E Lector in Tavola quest'anno avrà 2 direttive diverse che in realtà poi ad un certo punto si incrociano. Per cui racconteremo i cibi, le produzioni, racconteremo il territorio dal punto di vista della sostenibilità, dell'etica, della responsabilità, dal punto di vista politico. Ma ne parleremo anche dal punto di vista della cultura, della letteratura. Faremo un viaggio nel Mediterraneo e lo faremo con 2 persone straordinarie. Ilaria Guidantoni, alla mia destra, giornalista, profonda conoscitrice del mondo arabo e quindi di tutta questa parte del sud che racconteremo attraverso dei cibi in particolare, autrice di tanti libri, mi viene da ricordare l'ultimo in ordine di uscita. È uscito il 2 giugno un ebook, La peste 2.0, e quindi partiamo da qua, perché questa è una curiosità che mi voglio togliere, ma perché far uscire un libro il giorno della Repubblica? Perché con la Repubblica si festeggia in Italia la fine di un regime, la fine o almeno la speranza che finisca il divieto della libertà di espressione, di stampa, e quindi è sinonimo di rinascita. E questo stesso bisogno di libertà, di tornare all'aria aperta, di movimento, c'era nei giorni del deconfinamento. E quindi ho pensato che da lì, realmente, dal 2 giugno, partisse questo momento di rinascita, anche con la speranza che quella informazione così un po' confusa e contraddittoria che ha purtroppo caratterizzato dei giorni di prigionia si potesse liberare. E quindi l'ho fatto raccontando con una parola al giorno le sensazioni e le emozioni, anche con il cibo, tra le parole infatti c'è pane, e con le immagini di arte legate a un cerchio di amici artisti. Invece alla mia sinistra c'è Marco Panara, giornalista di Repubblica, corrispondente dell'Estremo Oriente, sempre per Repubblica, caporedazione economico e responsabile di affari e finanze, autore anche lui di tanti titoli, ne ricordiamo uno in particolare, La scuola buona, e lo ricordo apposta perché viviamo in un periodo in cui la scuola vive un grandissimo momento di difficoltà, editi dalla Terza anche questi. La scuola è fondamentale ovviamente per l'educazione dei bambini e dei ragazzi, non solo alle competenze linguistiche, matematiche, alle conoscenze, ma anche alle relazioni, a misurarsi. Ed è importante per la società, perché la vita delle famiglie passa attraverso la scuola. Il fatto che oggi anche qui a Conversano siano aperte le scuole è una notizia importantissima e bella, e come dire, l'auspicio è che i comportamenti responsabili di tutti consentano alle scuole di rimanere aperte e di svolgere il loro importantissimo lavoro. Quando parliamo di cibo e di cultura del cibo parliamo anche di responsabilità, oltre che di sostenibilità, di etica. Dicevo prima che avremo 2 tipi di racconti diversi durante Lector in Tavola 2020. Uno riguarda proprio questa sezione, cioè riguarda proprio i vari passaggi che ci sono poi dalla produzione alla consumazione. Beh, la tavola è al centro di questo ciclo, che comincia con la produzione della materia prima, poi con la sua trasformazione, poi il trasporto del cibo, la commercializzazione, poi arriva sulla nostra tavola, e noi esercitiamo la nostra responsabilità sia nel momento della scelta di questo cibo e quindi all'attenzione al territorio naturalmente, ma anche alle qualità di questo cibo, alle sue caratteristiche, ma anche per esempio nella gestione del packaging del cibo, no? Dei rifiuti che si creano attraverso la distribuzione del cibo, che sono enormi, pensiamo alle bottigliette di plastica, al confezionamento della frutta, di tutti i cibi che noi consumiamo. Quindi la tavola è il culmine di un itinerario molto lungo, molto complesso, che coinvolge tantissimi soggetti, tantissimi protagonisti, ma coinvolge anche tantissime tematiche. Una, la prima, la più strettamente connessa, è quella della sostenibilità. Perché la sostenibilità ha dei temi lunghi, no? Il riscaldamento climatico, la desertificazione. Desertificazione vuol dire che in sempre più ampi territori del mondo è difficile produrre del cibo, per esempio. Vuol dire che persone devono allontanarsi da quei luoghi e cercare altri posti dove poter vivere serenamente e prosperare. Ma la sostenibilità vuol dire anche appunto il ciclo dei rifiuti. Vuol dire quello che ci arriva nel piatto insieme al cibo, perché il cibo non sempre è integro. C'è un bellissimo libro del quale parleremo nei prossimi
nei prossimi appuntamenti, che si chiama per esempio La plastica nel piatto, nel quale si racconta come la plastica negli oceani, che sono la grande discarica della plastica, finisca nei tessuti dei pesci e poi quando noi li mangiamo nei nostri stomaci e nei nostri corpi. Ma poi c'è la salute, perché il cibo ha una strettissima connessione con la salute. Noi siamo quello che mangiamo e quello che mangiamo incide molto sulla qualità della nostra vita dal punto di vista della salute. E poi la tavola è anche altro, la tavola è il luogo del colloquio, dell'incontro delle famiglie, degli amici, della comunicazione, di meccanismi comunitari di condivisione. La tavola, il cibo, ce ne parlerà Ilaria, ma poi aggiungerò qualcosa anch'io, è un momento di contaminazione culturale fortissima, perché i cibi che mangiamo sono frutto di tantissime storie diverse, di territori diversi, di culture diverse. Quindi attraverso il cibo noi tendiamo, con Lector in Fabula, a entrare in questi mondi e a interpretare le loro interrelazioni, cercando di condividere con tutti voi diciamo queste storie bellissime, ma anche che richiamano moltissimo alla nostra responsabilità di persone, di consumatori e di cittadini. Marco ci ha detto più volte la parola contaminazione, perché in realtà noi partiamo dalla Puglia per arrivare in tanti paesi, appunto nei paesi del Mediterraneo. Molte volte siamo anche convinti di mangiare un cibo made in Puglia, ma in realtà, o made in Italy, ma in realtà quel cibo ci arriva da altre parti. Il cibo è contaminazione soprattutto nel Mediterraneo, perché il Mediterraneo è un grande lago salato, un continente liquido, è un continente di pendolari, perché in fondo con una notte due di mare si arriva dall'altra parte, quindi è evidente che in questa situazione di chiusura la società non può essere che aperta alle influenze, e soprattutto è interessante vedere anche linguisticamente nel mondo del cibo come la evoluzione non sia lineare, ma sia un intreccio e uno scambio. Spesso non si sa quale sia la causa e l'effetto, e chi abbia preso che cosa da chi venga prima e chi venga dopo. In questo senso certamente la contaminazione è molto forte. Parlavamo prima con Marco della pasta al pomodoro, per noi un cibo assolutamente comune. Bene, sappiate che in Tunisia esiste una cucina siciliana tipica di Tunisi, quando i siciliani, chiamati mangiatori di cipolle in Tunisia, emigravano verso il sud, cioè quando le cose andavano nell'Ottocento esattamente al contrario di come vanno oggi. Bene, ovviamente sono i siciliani ad aver introdotto la pasta in Tunisia, che dopo gli Stati Uniti e l'Italia sono il primo paese al mondo per consumo di pasta pro capite, tra l'altro, ma sono i tunisini che hanno suggerito ai siciliani di mangiarla col pomodoro. Quindi è una cosa abbastanza curiosa. E il cibo è contaminazione anche in termini politici, con un discorso legato al tema di responsabilità a cui accennava Marco, forse con un taglio etico, ecologico nel suo dire, ma io direi anche strettamente politico. In fondo la prima forma di proprietà privata nasce con l'agricoltura, perché quando il cibo non ci si procaccia più, ma si coltiva un campo, quel campo tendenzialmente, almeno idealmente, viene recintato anche senza muretti a secco e reti, e ognuno comincia a difendere un lavoro che diventa stabile, ed è anche il primo passo verso un dialogo maschile e femminile diverso, per cui c'è appunto anche qui contaminazione. Le donne nell'agricoltura entrano a valle e a monte, mentre finché il cibo si procaccia, la donna resta a custodire il fuoco e l'uomo va a caccia o a procacciare il cibo. Quindi ecco che il cibo ha trasformato il nostro mondo. Raccontare il cibo dal punto di vista politico, quello che faremo con Lector in Tavola è anche far vedere che c'è una rete che si occupa della sostenibilità, e lo dicevamo prima, e quindi della qualità di quello che poi arriva sulle nostre tavole. Una cosa molto bella di Lector in Fabula e Lector in Tavola è questa costruzione che consente di creare e favorire relazioni che poi arricchiscono tutti coloro che entrano in queste reti. Un esempio importante che attraverso Lector in Tavola porteremo avanti è una relazione tra due istituzioni euromediterranee. Una, il CIHEAM, è una istituzione europea che ha sede a Parigi e che ha però delle sedi operative, una delle quali, l'unica in Italia, a Bari,
che sono degli istituti di alta formazione post laurea nel settore della produzione agricola e si occupano di agricoltura sostenibile, di bioagricoltura, di risorse idriche, di tecnologie di produzione, insomma una alta scuola. E questa alta scuola, per esempio qui a Bari, a Valenzano mi sembra, c'è la sede, una bellissima sede, ospita studenti da tutti i paesi dei Balcani, del Mediterraneo, della sponda sud dell'Europa, che ovviamente si scambiano tra loro esperienze. Da questa scuola sono usciti molti ministri dell'agricoltura, molti amministratori delegati di importanti società di trasformazione di prodotti alimentari, quindi una scuola di altissimo livello. Bene, noi mettiamo insieme questa istituzione con un'altra istituzione che unisce l'Europa e il Mediterraneo, che si chiama COPEAM, che è una sorta di associazione tra tutte le emittenti pubbliche dei paesi delle coste del Mediterraneo e di tutti quei soggetti che operano nel settore dell'audiovisivo e quindi, diciamo, si occupano essenzialmente di informazione e divulgazione. Mettendo insieme queste due istituzioni, noi cerchiamo di dare forza a tutte e due e soprattutto di diffondere le migliori pratiche, le migliori tecnologie, i migliori valori che riguardano appunto l'agricoltura sostenibile, la gestione delle risorse idriche in tutta l'area del Mediterraneo. E speriamo che questo incontro, questo primo incontro, dia in futuro i suoi frutti. Ci sono prodotti enogastronomici, l'area, che ci uniscono, che abbiamo tutti in comune? Io racconto in lettera aperta a un mare chiuso, cioè lettera appunto a un mare che è chiuso ma che presuppone una società aperta di nomadi, l'idea che il Mediterraneo abbia dei confini botanici e il Mediterraneo arriva fin dove arrivano le cinque piante sacre in tutte e tre le religioni del libro, perché il Mediterraneo ha anche questo di straordinario, che è il fulcro della mitologia della civiltà classica pagana, che poi arriva fino ad oggi perché a livello internazionale nutre la psicanalisi, e qui si è creato il monoteismo, quindi è stata anche questa una rivoluzione che nel cibo ha portato alcuni significati. Queste piante sono la vite e quindi il vino, con una simbologia insomma quanto mai intrigante, che va veramente dalla sacralità alla demonizzazione, l'olio e l'olivo, con una sinergia e quasi una tautologia linguistica molto interessante, il fico, che troviamo per esempio sia nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, nella sura del fico e dell'olivo del Corano e in tanta poesia bucolica e georgica. E poi abbiamo il dattero, che è un simbolo particolare soprattutto nel mondo del Corano. Ma Maria, dopo aver partorito Gesù, si riparò sotto un dattero che dette dei frutti straordinari, una specie che fino allora non c'era mai stato, e questo lo si legge nel Corano, quindi vediamo quanto siano intrecciate ancora una volta le culture. E infine il melograno, che forse sì, al sud si conosce, ma è perché va di moda negli ultimi anni, no? Ma non così tanto, mentre invece è uno dei simboli, per esempio, della cultura armena e ha un significato nelle sacre scritture, anche nella mistica medievale cristiana, molto interessante. Marco Panara, quanto influisce l'agricoltura sull'economia italiana e quanto l'Italia trascura l'agricoltura? Ma influisce molto. Noi esportiamo circa, credo, oltre 30 miliardi di prodotti alimentari, spesso di fascia alta, sono prodotti frutto delle nostre tantissime specificità. L'agricoltura italiana ha avuto un ciclo, si è impoverita e poi negli ultimi 10 anni ha recuperato una vitalità grazie a un fenomeno interessantissimo, che è quello del ritorno delle giovani generazioni più acculturate, più aperte, dei genitori più attente anche alla valorizzazione, quindi al marketing, e questo ha aiutato molto lo sviluppo di questa filiera. E poi abbiamo delle grandissime industrie multinazionali della trasformazione dei prodotti alimentari, e quindi diciamo, come settore dell'economia italiana, è un settore importantissimo. È stata trascurata per un certo periodo, però credo che adesso, la mia percezione è che adesso ci sia più attenzione, perché ci si è resi conto
che è un bacino come settore economico, ma molto importante, ma anche occupazionale, e questa rivalutazione è legata anche a una rivalutazione sociale. Cioè l'agricoltore non è più un contadino, ma è un imprenditore agricolo. La sua figura è diventata, spendibile anche socialmente, è stata riconosciuta socialmente. Tutta la filiera del cibo ha avuto un recupero enorme, no? Pensiamo agli chef, anche a questa starizzazione della figura dello chef. Tutto questo ha portato questo settore all'attenzione dell'opinione pubblica e quindi inevitabilmente anche all'attenzione della politica. E poi non dimentichiamo che l'Europa, non per merito nostro e non sempre per merito, devo dire, dedica tantissime risorse all'agricoltura. La parte principale del bilancio comunitario è destinata alle politiche agricole, quindi c'è una grande attenzione a questo settore, che tra l'altro ha dimostrato negli ultimi tempi anche una grande capacità di innovazione, cosa che normalmente non si collega con l'agricoltura, ma invece è diventato un settore che ha una forte capacità di innovazione. Innovazione che tra l'altro ha avvicinato i giovani alla terra, quindi tanti giovani avevano invece lasciato la terra della propria famiglia per andare all'estero, sono tornati oppure non si sono mai mossi ora perché hanno delle idee grandi. Anche che avevano scelto altre professioni o altre attività, perché un tempo, noi ce lo dimentichiamo, ma un tempo l'aspirazione di genitori che avevano fatto lavori manuali era che i figli facessero lavori concettuali, quindi che fossero impiegati o professionisti, che avessero uno stipendio, e questo era l'obiettivo. Negli ultimi anni il mondo è cambiato, le certezze dei lavori fissi sono diminuite e per converso è ricresciuto il fascino e appunto l'accettazione e la valorizzazione sociale di tante attività manuali che ormai contengono anche dei contenuti concettuali molto forti. Per cui oggi un agricoltore che vuole competere deve essere un agricoltore colto, informato, a conoscenza di tecniche non solo di produzione agricola ma anche di mercato, di finanza, eccetera. Quindi sono figure più complesse e più gratificanti. Cioè non è più solo il duro lavoro che le macchine hanno in parte alleviato, ma è anche un lavoro complesso, articolato, che può dare moltissime soddisfazioni. Questo ha riportato molti giovani che anche facevano altre cose. Poi devo dire, la vita nelle città non è sempre così gratificante. Aggiungiamo un ulteriore elemento, che ormai le distanze sono colmabili, no? La capacità di informarsi o di partecipare grazie a internet, eccetera, ha reso la periferia molto più accessibile e quindi tutto questo consente, ha favorito un fenomeno che io mi auguro possa continuare. Quanto resiste invece la tradizione nella trasformazione dei cibi? Perché poi nel Mediterraneo ci sono anche dei modi particolari per lavorare quel prodotto, per creare quel piatto in particolare. Mi viene in mente il couscous, ad esempio. Ma il couscous è uno dei simboli universali del Mediterraneo, che anche qui dobbiamo saper leggere, perché noi, a parte la moda degli ultimi anni, non conoscevamo in Italia il couscous, almeno non lo conoscevamo così come viene consumato nella sponda sud, perché la fregola sarda è un esempio invece di couscous formato italiano. Diciamo che ogni paese del Mediterraneo ha il suo couscous. Tutta la lavorazione del grano, anche del grano arso, per esempio di Puglia, che si sta recuperando, o di tanti tipi di, per esempio, di gnocchi, di piccoli gnocchi che non sono di patate ma originariamente erano di pane per la riutilizzazione del pane secco, sono ad esempio cibi storici italiani che rientrano nella categoria del couscous. Per fare un altro esempio che esce un po' dal Mediterraneo, come rientra nell'orbita dell'influenza mediterranea, il piatto tradizionale del Senegal è il couscous di miglio con pollo e verdure o con il pesce. Relativamente di recente poi è stato in parte sostituito dal riso. Come mai il Senegal produce riso? Ci sembra una cosa strana, perché la dominazione francese aveva un'eccedenza di produzione di riso in Indocina che, per non perderla, impiantò in Senegal. Quindi è anche curioso il fatto che in un certo senso il cibo ci racconta la storia del nostro mondo. E c'è tutto il tema poi della polenta e del mais, che noi pensiamo sempre come un cibo nordico. Certo, se pensiamo alla polenta concia, alla polenta taragna
della Valtellina, sì, ma noi dobbiamo pensare che il mais viene da culture del caldo. È un cereale rinfrescante che non ha un grande nutrimento, ma che tende, come dire, a dare abbastanza calorie per sostenersi. E una fiaba tunisina dice che ogni bambino sogna un piatto di pasta, diremmo noi simbolicamente. Il bambino africano sogna una tazza di mais. E in fondo la polenta è una forma diversa di couscous. Cibi che ci accomunano, l'abbiamo citato prima, nel primo appuntamento noi parleremo di vino. E allora mi viene da chiederti, ma il vino è soltanto di uva o ci sono altri tipi di vini? Perché poi dal punto di vista territoriale, quindi visivo, i territori del Mediterraneo anche si assomigliano molto per... Il vino innanzitutto dobbiamo dire che è un tipico prodotto mediterraneo, nel senso che la vitis vinifera di origine indoeuropea e si perde nel corso dei millenni la sua origine, che ha fatto uno strano giro dividendosi poi come tutte le migrazioni indoeuropee, perché appunto il cibo accompagna le migrazioni degli uomini, una parte è scesa dal Libano, dalla Siria e si è ritrovata diciamo nella sponda sud, una parte ha attraversato le pianure fino all'Europa e quindi è scesa diciamo dal nord, però il suo terreno favorevole di massima espansione è proprio il Mediterraneo. Tecnicamente si chiama uva bevanda fermentata a base vegetale, in particolare di cereale, quindi ad esempio la birra, o di frutta, quindi il bucha per esempio, o il tibarin tunisini sono dei vini, quindi, e ci sono dei vini di dattero che possiamo dal punto di vista tecnico chiamare così. Però il vino comunemente è quello d'uva, perché l'uva ha due caratteristiche particolari. Dividendosi in tanti vitigni diversi, ma essendo sempre un tipo di frutto unico che dà comunque lo stesso tipo di bevanda, ha una varietà enorme, può essere conservata e trasportata, quindi ha un valore economico di sostenibilità. Questo lo scoprirono già i greci e i romani. Pensiamo che appunto furono i greci a far conoscere il vino ai popoli liguri, trasportandolo nelle anfore messe nella sabbia in fondo alle navi. E questa, la possibilità di conservarsi negli anni, ha determinato il fatto che il vino sia oggi un prodotto economico, oltre che un prodotto del gusto. Siamo in chiusura, quindi vorrei che Marco Panara ci citasse qualche ospite che vedremo nelle prossime giornate di Lector. Beh, avremo con molto piacere sicuramente Paolo De Castro, che è stato ministro dell'Agricoltura, uno dei maggiori docenti di economia agricola e dello sviluppo rurale all'Università di Bologna, è stato ministro durante i due governi Prodi, se non ricordo male, parlamentare europeo ed è vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. E avremo la ministra attuale dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, che è pugliese, ha una bellissima storia e sta svolgendo con molto rigore il suo lavoro. Avremo il direttore dello IAM, dell'istituto di cui parlavo prima, di Bari, Maurizio Raeli, che farà anche appunto un dialogo con Claudio Capon, che è il segretario generale del COPEAM. Avremo Roberto Capone, che è dello IAM, è il responsabile del Dipartimento di Agricoltura Sostenibile, Sviluppo Rurale e Risorse Idriche, tema importantissimo. Ma volevo chiudere questa mia cosa ripetendo, posso? Devi. Ripetendo una cosa che mi è capitato di dire in un'altra occasione quando si discuteva di globalizzazione, perché la globalizzazione noi oggi la stiamo vivendo in una maniera un po' negativa per l'impatto che ha avuto sulla competitività di alcuni settori e sul mondo del lavoro, però ha avuto anche degli effetti molto positivi, arricchendoci da molti punti di vista. E volevo citare questo piccolo episodio personale. Io sono stato corrispondente per l'Estremo Oriente in Giappone nella fine degli anni 80, alla metà degli anni 90, e quando dissi a mia madre che partivo per Tokyo, che era la mia sede, la prima cosa che mi chiese, pur non essendo io molto esangue, mi chiese: cosa mangerai? Era il 1988. Ebbene, nel 1988 in Italia la parola sushi non la conosceva nessuno, c'erano solo due ristoranti giapponesi, uno a Roma e uno a Milano.
Oggi noi tutti quanti, compresa mia madre novantenne, conosciamo cibi giapponesi, cibi messicani, cibi turchi, eccetera. E questo ha arricchito moltissimo, ha favorito, cioè, ha arricchito non solo le nostre tavole, ha arricchito la nostra cultura, perché attraverso i cibi, come diceva Ilaria, raccontiamo delle storie. E naturalmente la globalizzazione ha portato anche un altro aspetto che esula dall'argomento di questa tavola rotonda, ma i film cinesi o coreani o giapponesi, tranne qualcuno giapponese che famosissimo di Kurosawa, o di autori balcanici o di libri di autrici turche o africane non facevano parte della nostra vita personale. Adesso fanno parte della nostra vita personale. Il cibo è stato un grande trasmettitore di riconoscimento culturale degli altri popoli e credo che questo gli vada riconosciuto. E questo arriverà anche dalle storie, dai racconti che ci farà Ilaria Guidantoni. Una su tutte, parleremo di tante cose, parleremo di olio, parleremo di grano, parleremo dei piatti della festa, parleremo di piante, parleremo anche di fichi. Vogliamo sentire uno dei racconti? Benissimo, cerco di leggere quella facendo delle cuciture. Il fico, originario del Medio Oriente, nelle regioni oggi corrispondenti alla Siria e alla Palestina, fu introdotto nel Mediterraneo in tempi remoti e spesso viene piantato in prossimità di uliveti e vigneti, costituendo il tipico trittico botanico della campagna mediterranea, sulle coste pugliesi come nel tragitto che da Tunisi porta al sud verso Sfax o sulle coste libanesi. Il fico appare per la prima volta sulle pagine della Bibbia nel racconto delle origini del peccato dell'umanità. Ricordiamoci che nella Genesi, ad Adamo ed Eva, dopo aver mangiato i frutti dell'albero che il Signore aveva ordinato di non mangiare, si aprirono gli occhi e si accorsero di essere nudi. Allora intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Ma anche nel secondo del libro dei Re si narra la vicenda della malattia mortale che aveva colpito Re Ezechia. Isaia si recò dal re e gli riferì la cosa. Il Signore dice: dà disposizione per la tua casa, perché morirai e non guarirai. Ma il profeta tornò poi da Ezechia e gli comunicò l'esaudimento della sua preghiera, suggerendogli quale medicinale contro la malattia un impiastro di fichi. E nella Bibbia l'albero del fico si presta a una specifica valenza simbolica, essendo come l'olivo la vite, segno di abbondanza e di serenità. Infatti, quando Israele raggiunse il massimo splendore sotto il regno di Salomone, era pieno di fichi, ma quando divenne infedele, i fichi seccarono. E allora ancora, lo stare sotto il fico è una tipica immagine agricola che diventa per i profeti un'immagine paradigmatica che sarà applicata all'era messianica. Al contrario, il segno di tempi più bui e nefasti fu proprio legato all'assenza e l'estinzione del fico. Ma anche nel Nuovo Testamento si parla di fico, nella parabola del fico, quando si parla dell'urgenza della conversione. Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quelli gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il concime, e vedremo se porterà il frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai. La fede lo premiò. Infine, nel Corano c'è la sura del fico e dell'olivo, in cui si dice che il fico sia portatore di barakà, cioè di prosperità, intesa come salute interiore e fisica. Questo sarà Lector in Tavola, però tanti sono anche gli appuntamenti di Lector in Fabula. Vi faremo compagnia sino al 5 dicembre. Il programma lo potrete trovare anche nelle prossime settimane, perché man mano caricheremo i programmi dei prossimi appuntamenti sul sito di Lector e nella sezione programma. Quindi questo sarà Lector in Tavola. Mi resta da dire buon Lector a tutti.